di stella d'argento, torno ricordo lontano nel tempo. Maria, più bella dell'amor. Ma quanti anni ha lei? Io? 96. Cosa ha fatto nella sua carriera di cantante? Concerti. Lei è un ospite di Casa Verdi? Sì, sono in Casa Verdi da 4 anni. E come si sta? Questo è il paradiso degli artisti. Io la dono te. Che realtà è Casa Verdi? Di che cosa parliamo quando parliamo di Casa Verdi? Allora, Casa Verdi è stata voluta da Giuseppe Verdi per i musicisti poveri, perché all'epoca, quando è stata costruita, non esistevano le pensioni in Italia, quindi molti musicisti erano poveri, e Verdi ha pensato, come diceva lui, ai suoi colleghi meno fortunati di lui. È una fondazione che ha più di 100 anni ormai, 121 anni, e dal fine degli anni 90 è stata aperta anche ai giovani studenti che vivono insieme agli ospiti anziani. Non esiste un'altra casa di riposo che abbia una convivenza di questo tipo, giovani e anziani insieme. Canto soprano, io sono giapponese, noi abitiamo a Casa Verdi 2 anni, però sì, molto felice per partecipare stasera. Sì. Senta signora, mi toglie una curiosità se posso, lei quanti anni ha? Io 71 anni. E cosa prova a salire ancora di nuovo sul palco? Dopo? Spero che anche la gente piace questo, speriamo. Abbiamo pensato di portare quella gente dentro questo teatro. Questo teatro è nel cuore di Milano, il Teatro Gerolamo, a 2 passi dal Duomo, e quindi si tratta di un'operazione culturale, non è un'operazione commerciale. E quindi c'è una bellissima commistione di persone antiche che hanno una carriera alle spalle e di persone invece che la carriera stanno per cominciarla. E metterli insieme, come abbiamo fatto noi sul palco del Gerolamo, è anche questo un modo di dire andiamo avanti, ma guardando il passato per lavorare bene nel futuro. Lo devo dire, 85, un bel 38. Il corso della sua carriera che cosa ha fatto lei? Ho fatto il cantante lirico. Per teatri qua a Milano? Sì, Lombardia. Ma anche a Milano, la Scala, la Rai. E come vive questa opportunità di continuare ad esibirsi? La vivo con tanta passione che avevo prima e adesso ne ho ancora di più perché arrivo a cantare ancora. Non l'avrei mai pensato.